Twitter sostanzialmente si può dire che attualmente è fondamentale per rimanere aggiornati, perché gli articoli che vengono pubblicati al giorno, anche se si seleziona un solo topic, l'imaging con lo scompenso cardiaco, sono centinaia e nessuno può leggere, anche i più fortunati di noi possono leggere 100-200 articoli al giorno. Va bene se ne leggiamo uno o due. Twitter prende e seleziona per noi, semplicemente con un clic, questi articoli. È importante che in Italia questo venga capito perché mentre diciamo su Twitter c'è una massiccia presenza della comunità anglosassone, che è altrettanto presente la comunità spagnola e sudamericana, purtroppo l'Italia, la Francia e anche la stessa Germania sono molto indietro, diciamo, su questo argomento. Basti vedere, per esempio, che la società europea spagnola è seguita da 35.000 follower, mentre le principali società scientifiche italiane, citiamo la Società Italiana di Cardiologia e l'AMCO, sono seguite da circa 200-400 colleghi, è chiaro che siamo ancora molto molto indietro. Io penso che si possa fare molto in questo campo, però molto sta secondo me a quello che sono i giovani cardiologi, soprattutto sotto i 40-45 anni, e a quelle che sono, credere un pochettino a quelle che sono le potenzialità, perché Twitter sostanzialmente rappresenta il futuro della cardiologia, anche se attualmente viene visto più come un giochino da molti cardiologi. Purtroppo non è così e io spero, e noi sostanzialmente, io e tanti altri colleghi in Italia, stiamo lavorando in questo senso in modo tale da sottolineare, diciamo, l'aspetto professionale di questo social media.